Stiamo uscendo dalla pit lane del circuito di Castellolí in Spagna, dietro a una Seat Leon Cup Racer da corsa. Siamo a bordo della versione stradale, la Leon Cupra 300 cavalli, e ora vedremo in questo modo in pista come si comporta e quali sono, diciamo, di avvicinare un po' i limiti di questa vettura. Leon Cupra ha 300 cavalli, l'evoluzione è passata a 280, 290, ora 300, lo schema delle sospensioni e il setup è più o meno lo stesso ed è presente ancora il differenziale a frizione Haldex, che permette di scaricare a terra parecchia potenza. L'abbiamo visto adesso uscendo dal tornante, l'esemplare che è una 5 porte, Leon 5 porte Cupra, ha un performance pack e quindi anche i pneumatici più performanti semi slick Michelin Pilot Sport Cup 2. Macchina molto ben stabile in inserimento, molto precisa, si può ridare gas abbastanza presto, è pur sempre una trazione anteriore, la potenza è notevole, inserimento molto preciso, puoi ridare gas bene, in curva si può modulare bene anche la linea se uno arriva un filo lungo. Adesso siamo alla staccata finale che mette sul rettilineo, leggero bloccaggio, via, ripartire e allargare tutto molto bene sul rettilineo, si scaricano i 6500 giri, è una curva in appoggio dove bisogna stare abbastanza all'occhio perché tende a scivolare, le gomme non sono più freschissime, quindi chiaramente dobbiamo, questo è un curvone a destra in appoggio dove la Leon Cupra si comporta molto bene, lo vediamo, può allargare molto bene la traiettoria, in frenata molto stabile, terza e qua seconda del ritornantino, inserimento piuttosto stretta, via, un attimo di indecisione per il via della soglia di controlli elettronici, quarta, qua si sta in appoggio ritardato per poi sfruttare tutta la pista in uscita. La Leon Cupra è molto sincera, se va un filo in sottosterzo, un filo largo in traiettoria la si può riprendere, anche perché solo alzando il piede, 190 all'ora qua alla staccata, si può riprendere perché è molto sensibile, diciamo, alla riapertura, chiusura del gas, e quindi se uno arriva un po' lungo può recuperare velocemente. Siamo nel giro di rallentamento, molto bella questa salita, che vedete questo cambio di pendenze continue del circuito di Castellolí, che è 4,1 km, non è molto lungo, ma ha una grande varietà di curve da appoggio, curve lente, da trazione, curve da percorrenza dove si nota sensibilità al tiro rilascio e eventualmente a sottosterza la linea se uno la sbaglia. Un circuito molto probante per le vetture, questa Leon Cupra 300 devo dire che dà sempre grandi soddisfazioni, perché è molto veloce, molto sincera, ci si può assolutamente fidare della frenata, e anche il cambio di ESG con le palette al volante si è comportato bene, con buona precisione anche in scalata, anche in scalate abbastanza impegnative dove, come qua al tornantino, è richiesta la seconda.